La caserma della polizia è chiusa. Allora ci vado a vedere. Sono chiusi. Allora sai dove ci sono i container? Ah. E io? Sì, sto sotto, rivira dal. No, fuori. Aspetta un po', tu sei sulla strada adesso? Sì. Ah boh, ok. No, hai cambiato maglia. Ah, no, visto no, quell'altra che ho fatto, no, ce l'ho presa, ho fatto. Ok, ok, ok. Ok, ho fatto zombie, le strisce okay. Che... Tu qui non vedo nessuno, eh. Tutto di qui è tutto chiuso. Non so come andare direttamente alla caserma della polizia. Aspetta che ci vengono le case queste di solito si trova sempre l'ascia. Una scatoletta aperta, diciamo male. Qui c'è la palestra, ma si giù le frecce, sono sempre. Una scatoletta aperta hai trovato? Sì. C'è qualcuno lì? Sì. Se di fagioli si spiega perché l'esplosione. Player, Paolo. Dove? Sono in due, qua nella casa verde. Eccoli, vedo. Dove vanno? Ora Birrosso li dovrebbe vedere. Davanti alla casa rossa proprio. Stanno venendo verso di voi. Adesso porco Dio! Vengo su, li trago. Davanti alla casa verde. Ho visto. Armati. Sono ben armati quelli. La casa verde dove sta il rotto? Sì. Dove cazzo stanno andando? Guarda, guarda, guarda. Dove sono le rovine? Dove sono le rovine? Adesso mi metto a correre giù per la strada e voglio vedere che fa. Ah, c'è uno di qui fuori. Vieni. No, cazzo, no. Lo so mutato. Morto, l'ho ucciso. Ma eri tu? Sono io. L'altro dove c'è la casa con i balconi verdi? Chi è questo qua? Oh? Sei tu, Arnaldo? Sì, sto più alla roba di questo. Muoviti che c'è quell'altro. Non so. E vieni su, prenditi tutto e vieni su. Minchia, ma sparato. Te l'ho detto. E che cazzo ne so, dove sta? Ciccio. Dove c'è la casa con i balconi verdi? È andato dietro un muro. Sto in croce, posso non so morto. Eccolo qua. Dove va? Nello spigolo proprio della casa con i balconi verdi. Dovrebbe averlo quasi in mira birra. Tu non puoi prenderlo? No, perché io ho un cammino praticamente davanti. Vedo ogni tanto che si sposta. E non può spostarti, no? No. Tu Ciccio, se ti affacci di là forse lo vedi, lo stronzo, no? Non lo vedo io. Io sto sempre in corso, vuol dire. Meglio, vuol dire che... Io sono entrato in casa. Ma sei fuori tu? Non lo so io dovrei stare fuori, sì. Ah, sopra quella. Perché sennò bastava bendarti, se ti benda... riprendi poi. Ma dov'è? Ancora lo vedi tu? Non lo vedo più, ho visto che è andato dove c'è la casa con i balconi verdi, ma adesso non lo vedo più. Io sto sopra, adesso sono morto del tutto, vabbè là, che sto andando. Va bene. Minchia, volevo via la roba, non ho fatto e magari si pone di nuovo qua. Allora ti avevano salutato, Arnaldo. Eccolo, arriva. Paolo, l'ho cercato. Tua casa, Paolo. Io pensavo che era il compagno. Dove va? Ho visto attraversare la strada. Verso la vostra casa. Non è che va di sopra e ci spara alle spalle, che sta casa ha le finestre. Dimmi se va dietro la chiesa. Porco dietro sto cazzo di esplosione. Per me questo qua ci arriva da dietro, Ciccio, eh? Stai controllando tu? No, io ho le finestre dietro?
guardo pure la finestra che vedo. Se lo vedi davanti alla porta rosa. Ragazzi, che quello muore, spawna e viene su di lì a più alla roba. Tu Gravine, dimmi se se viene verso la nostra casa rossa. Sento qualcuno bendarsi, è un lag. Non lo so, quello lì è morto davanti alla porta. Oh, tu Birro lo vedi nella finestra? Se mi sposto da là poi sono qua da solo, se mi sposto... No, ma la porta te la controlla Ciccio. No. Ma quello è sicuro è morto. Sì, l'ho sparato in testa. Sì, quello era morto. Allora fammi vedere se magari questo sale sul... No, l'ospedale lo guardo io. L'ospedale lo guardi tu? Sì. Ora vediamo il balcone della casa. Tu basta ci controlli l'entrata. Questo merino qua è rovinato, cazzarola. Ricarico. Cazzo, ho visto l'M4, con le mani all'M4 gli ho sparato, vaffanculo. Solo che... Cioè, magari facevo amicizia con Arnaldo. Infatti, non mi ha fatto proprio niente. Ma quello che apre la porta in mano l'M4, che cazzo faccio? No, ma ci stava a parlare con me, L'ho sentito, ha fatto quello... Sì, lo... Era Arnaldo, quello che parlava con te. Quello che poi ti ha sparato, Arnaldo. E quello era quello? No, io ci stavo a parlare con quello lì davanti alla porta. Sono arrivato, sono tornato sempre a zero, vedi? Ti fotti quelle cose... Ma quel figlio di puttana dove cazzo è? Adesso arrivo tu. Prendi la roba di quello lì morto, Arnaldo. Solo che quell'altro dove... Tu vedi la nostra porta, Aurelio? Ah, cazzo, lì. Dov'è? Dov'è? C'era uno di lì, è sparito. Informazioni? Cazzo, ragazzi, spostato, era sotto la casa. Quella rosa? Uguale? Sotto di voi era. Porca puttana, ho regolato la distanza e si è spostato. Io sto in mezzo alla strada, adesso vengo giù. Come mi giù. Minchia, ma che botta, ma che cazzo è sta roba? Che bug di merda. Adesso però è esploso il distributore. Praticamente era proprio sotto di voi, prova morto appeso, sai quando rimangono mezzi baccati i morti? Invece no, allora, ho regolato il mirino a 100 metri, si è spostato, cazzo. Un attimo prima che cliccassi per sparare. E questo dove è andato? E ha attraversato la strada praticamente venendo dalla mia parte, però un po' più su. Non so se perché mi ha visto, perché io ero affacciato alla finestra praticamente. Porco Dio, chi è che ricarica? Hai sentito? Non è un bug, eh? Fermo, va, non ti muovi. Arnaldo, dove sei? Arrivo. Dillo, però quando arrivi, che magari sì, è l'altro sì. Giocatore che viene a riprenderti la roba. Oh, prova a spostarmi nelle rocce più in là. Oh, arrivo dall'ospedale. Stavo lì un altro frazione scappo fuori adesso, mi vedete? Sì, nei container. Sì, 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 cioè, sai dove secondo me dov'è? E dove c'è la... E parla. Sai dov'è che è? Secondo me... cazzo, parla! Sai dov'è Ciccio? E lì secondo me dove c'è la chiesa, stronzo. Sai dove si vede le finestre qua dietro? Secondo me è lì. No, sento i passi, sta sopra la casa questa. No, io mi sono mosso, Arnaldo. Sei su quella rossa tu? Sì. Tu sei davanti alla porta, dove sei adesso? E parla, dove sei adesso?
Sto sotto dalla porta tua. T'ha preso di... Non c'ha più niente addosso quello? No, chi l'ha preso? È quello lì, che... Nascosto, si vede che ha nascosto il cadavere. E cazzo, no, il cadavere è stato qui, sono due. Ha nascosto la roba. La roba. Tu vedi il morto, ma non vedi più la roba. E dove l'ha messa? Che ne so, Arnaldo, fai di quelle domande. Boh. Ma come è fatta a non vederlo? Cioè, quello che ti voglio dire. Dalla Casa Verde, Dio, che... No, gli è andato vicino, ha nascosto il cadavere, tu lo vedi ancora per un po', e poi però la roba addosso non gliela puoi più prendere. No, ascolta, la roba addosso non ce l'ha più, cioè il cadavere non c'è più niente. È passato qualcun altro e l'ha preso. No, no, perché l'ha nascosto. Allora la provo adesso. Sì, cioè secondo me dobbiamo andare alla Casa Verde. Qua è una casa di merda, quella casa qua, che di dietro ci posso sparare. Ecco, mi ha ammazzato, ma dove cazzo sta? È appostato. Io sento i passi. Dov'è che, da dove ti ha sparato? È dalla fontanella, stiamo a bere. E allora è sopra, dove ho detto, ricaricato sopra la chiesa, lo stronzo. Bastardi, eh? Va bene.